sia lodato Gesù Cristo. Celebriamo questa Santa Eucaristia dicendo al Signore il nostro grazie. L'Eucaristia è già ringraziamento. Tornerò a renderti grazie, Signore, per ogni benedizione, per ogni realtà che tu compi nella mia vita. Così il pio israelita si volgeva verso la casa del Signore e noi torniamo nella casa del Signore a dire il nostro grazie. E la prima cosa che oggi noi vogliamo fare è chiedere al Signore di sgridare, scacciare, liberarci da qualsiasi spirito che procura in noi quel mutismo che oggi nel Vangelo di Matteo ci veniva presentato. In questa pericope al capitolo 9 ci viene presentato Gesù che libera un uomo che uno spirito teneva muto. Talvolta è vero che il silenzio fa bene, che non parlare è meglio di tante altre parole, perché i fatti contraddistinguono i figli di Dio. E come dice un adagio antico, contra factum non vale at argumentum. Davanti ai fatti possiamo discutere quanto vogliamo, ma se una persona fa cose buone, alla fine dobbiamo riconoscere il bene, la bontà dell'opera fatta. Poi ci saranno sempre quelli che si lamenteranno. Ma come dice il beato apostolo Pietro, questa è la volontà di Dio, che voi continuiate a fare il bene e con la vostra condotta zittiate coloro che malignano contro di voi. Alla fine, quelli che accendono fuochi cattivi e cette tarighi, come potremmo dire, sono ben preparati, ma noi, ecco, con la grazia del Signore, piuttosto che rispondere, reagire al male con il male, come dice Gesù, noi dobbiamo continuare a fare il bene. Benedite, non maledite. Pregate per quelli che vi perseguitano, per quelli che vi insultano. Siate amabili con tutti, anche verso i nemici, sicché quando sanno che non possono attaccare bottone, quando non possono impicciare bettola, nulla banna, come si suol dire, perché scecco non navi, significa che andranno altrove. Ecco, chiediamo al Signore la grazia di imparare, di apprendere da Gesù che ci insegna a dire grazie. Ti rendo grazie, oh Padre, Signore del cielo e della terra, perché queste cose tu non le hai volute dare a quanti si credono sapienti e intelligenti, ma le hai rivelate ai piccoli, cioè a quelli che non hanno precomprensioni. Quando Dio ci parla, dobbiamo imparare da Lui. Allora vogliamo prendere oggi una bella strada, una bella e buona abitudine di dire grazie al Signore sempre. E vediamo quello che il Signore ci indica. Stiamo celebrando questa messa di ringraziamento e il grazie già ci porta, potremmo dire, avanti nel lavoro. Quando noi diciamo già grazie, quando una persona già si impegna con la gratitudine, riceve già benedizione dal Signore. Prima lettura ci diceva: poiché hanno seminato vento, raccoglieranno tempesta. Tu semina vento, raccoglie tempesta. E questa è parola di Dio. Significa che noi dobbiamo seminare cose buone. Allora cosa vogliamo seminare? Come dice il libro della Sapienza, dobbiamo imparare a ringraziarti prima che spunti il sole.
E quindi grazie, Signore, per ogni giorno. Dire grazie al Signore. Ci siamo radunati adesso per celebrare l'Eucarestia, come ha fatto Gesù. Il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese il pane, rese grazie, lo spezzò e disse: questo è il mio corpo. Fate questo in memoria di me. Anche noi dobbiamo imparare a dire grazie nell'Eucarestia, che è il dono più grande che Gesù ci ha voluto fare. Imparare a rendere grazie. Anche con il calice della salvezza, grazie, Signore. Gesù innalza la coppa e dice grazie al Padre. Bevetene tutti. E noi scegliamo sempre di fare la comunione sotto le due specie proprio per rendere questo segno tangibile nella nostra vita. Gesù ci insegna a dire grazie con la vita e la condivisione. Pensate al miracolo dei pani e dei pesci. Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li distribuì. Ecco, anche noi dobbiamo dire grazie per ogni dono che possiamo condividere, anche perché tutte le cose che noi non condividiamo. Oggi mi ha chiamato una persona e mi ha detto: padre, avevo raccolto della frutta che gliela volevo portare, poi pensavo che mi servisse in questi giorni, e invece oggi mi sono accorto che erano delle pere. Dice: manco buono non ci dugnene male sonno, perché altrimenti si avventano contro di me. E capita, non so se vi è mai capitato una cosa che pensate, dice, vediamo, la condivido, poi non la condividete. Lo stesso pane, il pane quotidiano, dacci oggi il pane fresco di ogni giorno, perché se noi non lo condividiamo, il pane fresco, già l'indomani non so se è più possibile mangiarlo. Ecco, imparare a dire grazie con la condivisione. E questo deve essere per noi non solo qualcosa che ha fatto Gesù. Anche San Paolo negli Atti degli Apostoli ci dice: prese il pane, rese grazie a Dio davanti a tutti, lo spezzò e cominciò a mangiare. Ecco, anche noi dobbiamo dire grazie per ogni cosa che riusciamo a gustare, perché anche nel cibo che ci dà energia, alimento, ecco, possiamo dire il nostro grazie. Ci sono persone che si lamentano sempre delle cose: questo non mi piace, questo non mi va, e questo. C'era una volta una persona anziana che diceva: Paciuzzo, una volta non potevamo permetterci alcune cose, non ce le potevamo mangiare, ora che ce le possiamo permettere non ce le possiamo mangiare. E capita. E noi tante volte invece abbiamo l'opportunità che il Signore ci benedice, e dobbiamo dire sempre grazie, gustare anche le cose buone. Una volta ho detto ad una persona: sapete che io cosa non mangio io? Il coniglio, tutti lo sanno. E glielo ho detto ad una persona: sapete cosa ha preparato quella persona? Il coniglio. E sapete cosa ho fatto? Me lo sono mangiato. È vero che era buono, Tamara? Era buonissimo. Renato, se mi sentisse mia mamma da sto momento do paradiso, è contenta, perché ecco, dobbiamo correggere tante volte anche le cose che noi diciamo non mi piace. Tutto è buono, e noi dobbiamo dire grazie al Signore per ogni cosa buona che ci permette di condividere con i fratelli. Dire sempre grazie. Siano rese grazie a Dio, il quale ci fa partecipare al suo trionfo in Cristo e diffonde per mezzo nostro il profumo della sua conoscenza in ogni luogo. Che bello! Quante persone belle il Signore che ci fa incontrare! Tante! È anche bello.